La guerra dei cattolici, abbiamo visto tre posti territoriali, no? L'Iraq, le Filippine e l'India, dove c'è conflitto per questioni religiose. Ma il conflitto non è soltanto territoriale all'interno dei singoli stati, è un conflitto anche a livello ideologico, anche a livello di pensiero. È interessante un articolo apparso su Civiltà Cattolica dei Gesuiti, no? Che dicono: SOA, la provocazione dei Gesuiti, no all'uso politico della memoria. Cosa significa in soldoni tutto questo? In pratica i Gesuiti gli dicono agli ebrei: voi non vi potete permettere di usare politicamente il discorso della memoria per fare le vostre cose. Il discorso della memoria, la SOA, per gli ebrei è un punto di forza, cioè nel senso che dicono praticamente: ci avete macellati in 6 milioni e adesso pagate. E il problema vero e proprio, veramente grosso, è che il massacro nazista degli ebrei in realtà è un massacro cattolico degli ebrei, è un massacro protestante, è un massacro cristiano degli ebrei. Se fino a qualche anno fa la cosa veniva tenuta nascosta, no? Veniva un po' occultata, ultimamente si sta rivelando sempre più documenti e sempre più intrallazzi fra il nazismo e il cristianesimo. Attenzione, non sto parlando di ciò che ha fatto Pio XII, il Papa dei cristiani, no, sto parlando dell'educazione sociale che cattolici e protestanti hanno elargito in termini di razzismo ai bambini. Cioè, cattolici e protestanti hanno educato le persone, i bambini, al razzismo e all'odio contro gli ebrei. Che dopo ci sia stato il movimento nazista che abbia preso ciò e lo abbia estremizzato è irrilevante, perché ciò è potuto succedere proprio perché questi bambini sono stati battezzati, proprio perché quei bambini che giravano la chiavetta del gas per macellare le persone ritenevano che quelle persone erano come voi, delle bestie, del gregge, del Dio padrone, e loro che si identificavano col Dio padrone avevano tutto il diritto di girare la chiavetta del gas. E quando a Norimberga gli hanno fatto un processo, si sono sentiti il Dio che viene, Dio padrone che viene processato, guarda caso, da altre persone che si ritenevano tanto Dio padrone e che ne hanno fatto di tutto, e non dico di più, perché fare di più di ciò che è avvenuto nei campi di sterminio è tanto, ma avevano molte molte cose che hanno fatto simili. Il di più è di più, però molte cose si avvicinano. E allora cosa c'entra questo articolo della Repubblica del 6 luglio 2007? Significa ebrei, gli dicono i gesuiti cristiani, non prendetevi un vantaggio su di noi, eh? Ognuno al loro posto. Ma la guerra della Chiesa Cattolica non si ferma lì, non si ferma a combattere i soliti ebrei, no? La guerra della Chiesa Cattolica è un pochino più vasta. E guarda caso, un piccolo volume di 15 pagine per chiarire il pensiero religioso contro le interpretazioni infondate. C'è un'unica Chiesa di Cristo, bufera sul Vaticano. Qua sotto mano c'è l'articolo del Gazzettino dell'11 luglio 2007. Cristo ha costruito sulla terra un'unica Chiesa che si identifica pienamente solo nella Chiesa Cattolica. Questo è quello che dicono i cattolici. E subito dopo la pubblicazione,
Immediata si è scatenata la polemica, valdesi, copti, protestanti, evangelici hanno duramente contestato la presa di posizione del Vaticano. La nuova nota dottrinale, firmata dal prefetto del Dicastero Vaticano per la Fede, lo statunitense William Levada, ed approvata da Benedetto XVI lo scorso 29 luglio, è un testo agile di una quindicina di pagine, diviso in tre parti. Una prefazione, una sezione con cinque risposte a tanti quesiti e un articolo di commento. Il titolo è Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina della Chiesa. Polemiche a non finire dopo il documento del Vaticano. Per il Patriarcato di Mosca la presa di posizione della Santa Sede non rappresenta nulla di nuovo e non aiuta il dialogo. La Chiesa Cattolica è ferma sulle sue posizioni dell'undicesimo secolo, quando si consumò lo scisma d'Oriente. Da allora sostiene le stesse tesi con le quali la Chiesa Ortodossa non è d'accordo, ha spiegato padre Igor Vizanov, segretario del Dicastero del Patriarcato di Mosca. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Chiesa Cattolica sta facendo la guerra all'India, la Chiesa Cattolica alla società indiana più che all'India, sta facendo la guerra alla società filippina, sta facendo la guerra alla società irachena, sta facendo una guerra agli ebrei, sta facendo una guerra ai luterani, ai valdesi, agli evangelici e agli ortodossi. Come vedete, la Chiesa Cattolica ormai ha deciso molti nemici e molto onore. Ai ai ai. Passiamo, continuiamo sempre con la guerra che sta facendo la Chiesa Cattolica. La polemica, dalla Repubblica del 10 luglio 2007, Radio Maria, il presidente piegato agli ebrei, come se non bastasse la crisi di governo, tira anche vento di rottura fra i gemelli Cazzi e Radio Maria, l'emittente integralista clericale che li ha sostenuti per anni. Padre Tadeusz Rydzki, l'oltranzista direttore Radio Maria, è accusato dal settimanale Prost di aver detto in un seminario a porte chiuse che il presidente Kaczynski è ormai venduto agli ebrei, abbandonandosi a un pesante sfogo antisemita. Come vedete, la Chiesa Cattolica ha due posizioni, no? Una posizione di facciata con cui fa una propaganda di un certo tipo rivolta alle persone, e poi c'è l'altra, cioè l'aggressione criminale nei confronti delle persone. Da un lato lei e gli ebrei finta che vada tutto bene, e dall'altro lato, quando può, li aggredisce in continuazione, e c'è un progetto ben preciso dietro questo, cioè distruggere ogni voce diversa. Distruggere ogni voce diversa, che a volte prende anche l'aspetto del ridicolo, l'aspetto dell'infantile. E purtroppo la Chiesa Cattolica o la Chiesa Cristiana ci si divertono, ma le persone mica tanto. Australia, il Gazzettino, 10 luglio 2007. Nome infernale, alunno rifiutato. Una scuola cattolica di Melbourne ha rifiutato l'iscrizione di un bambino di 5 anni a causa del suo cognome. Come ti chiami? Bianchi? Beh, tu a scuola qua non ci vieni. Come ti chiami? Rossi? Beh, tu qua a scuola qua non ci vieni. Sicuramente se ti chiami Rossi sei un comunista. Sicuramente se ti chiami Bianchi sei un democristiano. Provate un po' a pensare. Questo bambino aveva di cognome Hell. Hell in inglese si dice vuol dire inferno. E la scuola ha motivato che il cognome di questo ragazzo avrebbe posto problemi all'insegnamento religioso. In inglese inferno vuol dire Hell. Il ragazzo si chiamava di cognome Hell. Dunque la Chiesa Cattolica ha detto: noi non lo vogliamo uno con questo cognome. Il problema è che il padre del ragazzo non è inglese, è austriaco. E in Austria il cognome Hell è quasi normale, perché in tedesco Hell significa chiaro, luminoso, brillante. Dunque,
Questo ragazzo, siccome aveva di cognome Hell, che in inglese fa inferno, significa inferno, non è stato ammesso alla scuola con questa paranoia mentale dei cattolici, senza sapere che Hell in tedesco significa luminoso, brillante, bello, chiaro. Provate un po' a pensare questo ragazzo che è stato volutamente umiliato dagli insegnanti cattolici per il suo cognome. Domani succederà a Bevilacqua, a Brandolin, no? Basta che noi troviamo un significato diverso e abbiamo la scusa per offendere le persone. Però questo fa parte dell'attività di guerra della Chiesa Cattolica. Nel senso che dice la Chiesa Cattolica, in questo caso la Chiesa Cattolica, i cattolici della scuola di Melbourne, tu ti devi adeguare a quello che io dico. Se tu sei nero e io ti voglio bianco, o tu diventi bianco o ti sbianchi. Tu ti devi adeguare ad essere la pecora del gregge, la bestia che dice il mio padrone. E se io dico che il tuo cognome significa merda, tu devi accettare che il tuo cognome significhi merda, perché io sono il tuo padrone. Cioè noi abbiamo dei cattolici, i cattolici ragionano in questo modo, proprio perché non hanno rispetto della vita, in quanto la vita deve essere sottomessa al loro Dio padrone. E proviamo ad andare avanti a un altro modo di leggere sempre la guerra che il cristianesimo porta alla società civile. Allo scadere del suo mandato, Richard Camorra accusa la Casa Bianca: i miei discorsi controllati e corretti per allinearli alle tesi presidenziali. Così Bush censurava la medicina. Il capo del servizio sanitario, su staminali, sesso e pillola, solo tesi politiche. Ogni rapporto sulla medicina che non rientrava nell'agenda ideologica, teologica e politica dell'amministrazione Bush viene ignorato, marginalizzato o semplicemente seppellito. L'accusa durissima e inaspettata viene dal medico della nazione, l'uomo che per 4 anni, dal 2002 al 2006, ha guidato su mandato della Casa Bianca il servizio sanitario americano. Richard Carmona ha fatto la sua denuncia alla commissione di controllo sulle agenzie governative del Congresso americano, enfatizzando la sensazione che i repubblicani negli ultimi 7 anni abbiano politicizzato settori del governo fino ad oggi rigorosamente imparziali ed indipendenti, dalla giustizia alla medicina. Carmona, che occupava il posto di Surgeon General, dopo essere stato professore di chirurgia all'Università dell'Arizona e un soldato delle forze speciali decorato 2 volte in Vietnam, ha detto che durante il suo mandato l'amministrazione Bush gli ha messo la museruola e gli ha vietato regolarmente di parlare su temi controversi come la ricerca sulle cellule staminali, la contraccezione, la pillola del giorno dopo e l'astinenza sessuale. Venivo bloccato ogni volta, mi dicevano che la decisione era già stata presa e che dovevo lasciar stare. Quando è esploso il dibattito sulle staminali, Carmona offrì di diffondere una serie di studi per mettere gli americani nelle condizioni di potersi fare un'idea corretta sul problema. Mi hanno detto di non parlare e qualunque accenno alle staminali venne regolarmente tolto dai miei discorsi. E questa è un'altra guerra che i cristiani fanno proprio contro la salute delle persone, e viene da Bush, cioè viene da un cristiano. Perché? Perché più le persone stanno male e più i cristiani ne possono avere il controllo. Questa è ciò che c'è di fondo nelle scelte di Bush. Non si tratta di scelte legate agli interessi della nazione o agli interessi del popolo americano. Si tratta semplicemente di scelte finalizzate a far del male al popolo americano, alla nazione americana, per poterla trasformare in persone, in bestie, in bestiame di un gregge,
da sottomettersi al suo Dio. E tanto più quelle persone stanno male, tanto più sono costrette a strisciare, tanto più sono costrette ad elemosinare per stare bene con un servizio sanitario nazionale che fa schifo, perché non si può dire, si può dire solo che fa schifo. Che abbiano 3 o 4 ospedali di eccellenza non lo nego, ma i 3 o 4 ospedali di eccellenza sono al servizio soltanto di gente che ha soldi. Non esiste un servizio nazionale pubblico funzionante al 100%. Qui in Italia, se una persona ha bisogno di un cuore, ha bisogno di reni, ha bisogno di qualunque cosa, il servizio nazionale si attiva. Magari ci sono liste di attesa che non finisce più, magari i tuoi reni compatibili non arrivano perché uno si è rifiutato di andare ad ammazzarsi in macchina, per esempio, invece di farlo imbecille a 193 km all'ora andava a 130 all'ora, per cui non è morto e non ti dai i reni, vabbè, però sei nella lista. Quel giorno che sono a disposizione ti chiamano. Per cui c'è un servizio sanitario che funziona per tutti. Chiaramente se vuoi di più te lo paghi. Dopo c'è il medico scazzacani, c'è l'imbecille, c'è l'imbranato, c'è quelli che timbrano e vanno via dall'ospedale che non ne frega niente. C'è quelli che hanno disprezzo per la situazione pubblica. Questo è tutto vero. Però il servizio nazionale italiano sanitario funziona. Con i suoi limiti, ma funziona. Più al nord che non al sud, più di qua che non di là, più un ospedale che non un altro, più... Però funziona. Negli Stati Uniti no. Le persone devono essere costrette alla miseria. Ma ricordiamo che in Italia c'è stato anche un altro tipo di politica. Andiamo sempre avanti. La maestra che punì il bullo, quel bulletto che aveva insultato un compagno con frasi estremamente pesanti e lo ha costretto a scrivere 100 volte la frase "sono un deficiente", è stata assolta. Ma una maestra che riesce o che tenta di imporre le regole della società civile, le regole dettate dalla nostra Costituzione ai ragazzi per fargliele capire, deve essere perseguitata. Per cui il padre del bulletto ha pensato bene di denunciarlo, di denunciarla. E il pubblico ministero ha anche sostenuto quella denuncia, come se fosse normale andare in giro ad insultare le persone, a vessarle, a fare del male. E questo padre, anziché dargli due schiaffoni al figlio, ha pensato bene di denunciare la maestra per aver punito suo figlio, che ha detto delle demenzialità. E un pubblico ministero ha avuto il tempo e la voglia di portare avanti la causa contro questa maestra, che è stata assolta, ma il pubblico ministero vuole fare ricorso. Perché? È sempre per una questione di cattolicesimo. Le persone devono crescere inadeguate, inconsapevoli dei loro diritti civili. E ogni volta che i diritti civili vengono in qualche modo imposti, vengono rivendicati, le persone devono essere perseguitate. È la logica che sta maturando nella Chiesa Cattolica, che sta applicando la Chiesa Cattolica per attività di quel criminale di Ratzinger, per quel criminale di Bagnasco, per quel criminale di Bertone, e che stanno vessando l'intera società civile. E avevamo prima parlato dell'aggressione della Chiesa Cattolica all'India, alle Filippine, all'Iraq, ma c'è un'altra, ed è l'aggressione che la Chiesa Cattolica sta facendo alla Cina, ed è un'aggressione violentissima e finanziata per devastare la società civile cinese.
Naturalmente la Cina si difende come può, però davanti al terrorismo cristiano che usa le persone povere, le persone impreparate, che stupra bambini costringendoli in ginocchio davanti a un crocifisso e li ricatta mentre crescono, è la battaglia è abbastanza in pari, perché si tratta di una battaglia non semplicemente per salvaguardare la società civile, ma per salvaguardare il futuro. E se non hai alle spalle, se lo Stato cinese, come lo Stato indiano o degli Hindu, come i filippini, se non hanno una forza ideologica, una forza di rappresentazione religiosa nei confronti del mondo, quella battaglia sono destinati a perderla, perché la pulsione di morte ha bisogno di schiavi, ha bisogno di tutti voi, ognuno di voi, che sia una pecora di un gregge da poter condurre al macello. E mentre siete delle pecore del gregge da condurre al macello, il cattolico vi convince che siete ad immagine e somiglianza del Dio padrone, che siete furbi come il Dio padrone e che avete il diritto di massacrare tutti, perché voi siete il Dio padrone e c'è un Dio padrone sopra di voi e c'è un Dio padrone sopra il Dio padrone e c'è un Dio padrone sopra il Dio padrone. Ma ciò che distrugge è la vostra struttura psichica. Riprendiamo un attimino, visto che non sono tutti in ordine gli articoli, il discorso dell'aggressione di Ratzinger agli altri cristiani, no? Il Concilio Vaticano, dice Ratzinger II, non l'ha cambiata, ha voluto sviluppare e approfondire la dottrina della Chiesa. Sussiste nella Chiesa Cattolica, la Chiesa di Cristo, dice la Chiesa Cattolica, sussiste nella Cattolica perché in essa sono tutti gli elementi da Cristo istituiti. Allora, vi ripeto il significato, dice la Chiesa Cattolica che lei è l'unica Chiesa istituita da Gesù perché in essa sono tutti gli elementi da Gesù istituiti. Stuprare bambini, sgozzare chi non si mette in ginocchio, alzare roghi e bruciare le persone, devastare le società civili, vi ripeto, sono tutte direttive di Gesù, sono tutte direttive del pazzo di Nazareth. Per cui gli anticlericali è bene che si diano un taglio e che si sciacquino la bocca con un po' di acido solforico quando tentano, e se tentano, di separare la Chiesa Cattolica e la sua azione dal pazzo criminale del Gesù di Nazareth. Naturalmente se la prendono sia con i protestanti sia con le chiese ortodosse e hanno dichiarato guerra a tutti. Naturalmente il vescovo tedesco protestante, ed è il vescovo Huber, massimo esponente dei luterani, rattrista. Vediamo un attimo. Dice rattristata, offesa e soprattutto gravemente delusa. Così nella Germania, che la sua culla è roccaforte, la Chiesa evangelica tedesca, quella fondata da Martin Lutero, con la riforma protestante che sfidò il potere del Papa, ha reagito alla presa di posizione avallata dal pontefice della congregazione della fede. È una chance di dialogo sprecata e gettata via, ha detto il massimo esponente dei protestanti luterani, cioè il presidente della Chiesa evangelica in Germania, vescovo Wolfgang Huber. Il paradosso dell'ecumenismo della Chiesa Cattolica Romana, ha dichiarato il vescovo Huber, è durevole e non è solo un'impressione di primo contatto. Il documento parla di vere realtà ecclesiastiche, ma nega proprio e soprattutto alle chiese nate con la Riforma il riconoscimento del loro carattere di Chiesa, nel vero e proprio senso del termine. Purtroppo torniamo allo spirito della dichiarazione Dominus Iesus, che la congregazione pubblicò nel 2000 sotto la guida dell'allora cardinale Ratzinger, lamenta Huber. Allora gli spiriti mossi dal comunismo cercarono di relativizzare, ma questa posizione ripetuta con durezza oggi non è più un caso, è un'intenzione premeditata. Ed è
Il protestante Huber dice: la Chiesa cattolica ci sta aggredendo. Beh, sono tutti cristiani, eh? Si aggrediscono a vicenda, abbastanza normale. Naturalmente non poteva mancare neanche l'aggressione alla società civile fatta da Scola, il patriarca: basta deturpare il volto di Cristo. Cioè, praticamente questo criminale di Scola sta aggredendo la società civile per imporre il pazzo di Nazareth sulle leggi sociali e sulle norme costituzionali, e nessuno che lo mette a zittire, o meglio, all'organizzazione criminale del Gazzettino a disposizione, a tanti criminali, ma ogni altra voce viene messa in maniera violenta e criminale a tacere, viene emarginata in modo assassino, perché si continua a permettere a questo delinquente di Scola di aggredire la società civile e il dettato costituzionale. È di una vergogna infame. E l'articolo del Gazzettino è del 2 luglio 2007. Naturalmente l'aggressione di Scola alla società civile consiste in cosa? Voi non dovete esprimere il vostro pensiero, voi non dovete esprimere le vostre idee, voi non dovete avere un pensiero religioso diverso dal mio, e se avete un pensiero religioso diverso dal mio, vedete di mettervi in ginocchio davanti a me. E questo è l'attività di terrorismo che fa Scola. Naturalmente poi ci sono anche altre cosette di mezzo, però una cosa interessante ve la vorrei fare in questo momento. Voi sapete che è in discussione nel Parlamento della Repubblica una legge, no, che ufficialmente porta il nome legge sulla libertà religiosa. Allora, il nome legge sulla libertà religiosa è un nome menzognero, è un nome menzognero, perché la libertà religiosa c'è in questo momento. Il vero problema è che i sindaci lo ignorano, i presidenti della regione lo ignorano, i consigli regionali lo ignorano, cioè non gliene frega niente a nessuno. Cioè, le persone diverse dalla Chiesa cattolica vengono aggredite, vengono insultate, vengono diffamate, vengono offese in continuazione, con un'aggressione che va ad incidere proprio sui loro diritti civili e i loro diritti costituzionali. Però c'è, cioè, se voi andate davanti a un magistrato e riuscite ad andare davanti a un magistrato, qualora il magistrato non nasconda direttamente le denunce contro la Chiesa cattolica, le nasconda, non le archivi, le nasconda, perché questo fanno i magistrati. Se poi qualcuno ha dei problemi, che venga a dirmelo da me. Se riuscite ad andare da un magistrato, allora saltano fuori tutte le sentenze della Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale ha deliberato in maniera precisa su qual è l'esatta relazione fra lo Stato, la Costituzione e le religioni. Ebbene, naturalmente cosa succede? Che si sta parlando di questa legge cosiddetta sulla libertà religiosa, che in realtà è una legge che va a definire quelli che sono i privilegi di una religione. Non è una legge per la libertà religiosa, ma definisce dei privilegi. In alternativa, è una legge che offende la Costituzione della Repubblica Italiana. In pratica, se tutto va bene, se tutto rispecchia quello che è la Costituzione, dovrebbe essere una legge che permette allo Stato di mettere dei paletti, di mettere una serie di questioni sulle quali far muovere tutte le confessioni religiose. In pratica, lo Stato deve ribadire i principi costituzionali e deve chiedere ad ogni gruppo che si ritiene una confessione religiosa, dai musulmani ai cattolici, ai protestanti, agli ebrei, ai pagani se volete, ai satanisti, di osservare quei principi che sono alla base dell'ordinamento civile e della Costituzione.
Il problema è che la Chiesa Cattolica ha sempre lavorato sull'inganno, sulla truffa, sulla menzogna, assicurando a sé un ingiusto profitto, facendosi passare spesso, è questione dell'altro giorno, ma nell'ultima trasmissione ve l'ho fatto, anche per religione di Stato, contro alle norme costituzionali, contro alle le decisioni delle sentenze, le motivazioni delle decisioni delle sentenze della Corte Costituzionale. Ci ha sempre giocato sull'ambivalenza del suo ruolo. E guarda caso, il Parlamento, per discutere sulla nuova legge, diciamo così, che andrebbe a regolamentare questo, e torno a ripetere, per me non è una legge sulla libertà religiosa, la CEI non vuole che venga introdotto il principio della laicità come fondamento della legge sulla libertà religiosa. Ripeto, la CEI, per la CEI, suscita sorpresa e preoccupazione l'introduzione del principio della laicità come fondamento della legge sulla libertà religiosa. Però la gerarchia ecclesiastica sta sbagliando, dice l'articolista si tratta di Politi, Marco Politi, della Repubblica del 17 luglio 2007. La gerarchia ecclesiastica sbaglia, la Corte Costituzionale ha già riconosciuto la laicità come principio supremo dell'ordinamento giuridico, il che è evidente. In base alla laicità, lo Stato non può ispirarsi né ad un'ideologia né ad una religione e ogni credo è uguale davanti alla legge. Allora, che cos'è che suscita preoccupazione alla Chiesa Cattolica? Suscita preoccupazione che ogni credo religioso sia uguale davanti alla legge. Sia uguale. Sia uguale davanti alla legge. La legge determina le condizioni per cui una religione può manifestarsi. Eliminerà tutte quelle prese di posizioni che sono contrarie ai principi costituzionali. Però, una volta stabiliti che i principi costituzionali sono il fondamento del vivere civile, ogni religione è uguale, ha gli stessi diritti all'interno dello Stato. Questo principio è stato sancito dalla Corte Costituzionale ed è stato sancito in maniera pesantissima e precisa, per cui ogni legge che verrà fatta che non rispetterà questo principio della Corte Costituzionale sarà depennata, per cui non avrà nessun valore. Anche se tutto il Parlamento fosse cattolico e decide di fare una legge cattolica, il primo ricorso che arriva alla Corte Costituzionale, tale legge sarebbe depennata. Noi come cittadini abbiamo poca dimestichezza, perché non ce lo insegnano, non ce lo dicono, di quelli che sono gli organi sovranazionali, cioè gli organi che determinano quello che è il comportamento. Noi non abbiamo solo un Parlamento che fa le leggi, ma noi abbiamo anche delle strutture per cui quelle leggi devono essere fatte in un certo modo, devono seguire quei criteri. Nessuno può fare una legge che l'Italia diventi uno Stato fascista. Anche se in Parlamento ci fossero tutti d'accordo che l'Italia diventi uno Stato fascista, non può essere fatta. Sarebbe depennata immediatamente dalla Corte Costituzionale, che è un organo supremo. Ed è un organo che ha il dovere di depennare quelle leggi che non sono in conformità alla Costituzione della Repubblica. Se qualcuno ha seguito un po' le notizie, c'è un altro organo che decide sulle leggi italiane ed è le commissioni europee. Chi ha sentito le ultime notizie sa che la legge Gasparri sulle telecomunicazioni è stata considerata illegittima dall'Europa, e l'Europa, per non mandare a processo l'Italia, ha dato all'Italia 60 giorni per modificare tale legge. Figuratevi, se quei rapporti in Parlamento che ci sono adesso, il Parlamento italiano riesce a modificare o far passare delle modifiche alla legge Gasparri sulle telecomunicazioni.
Per un imbecille come Gasparri l'Italia sarà sotto processo. Un imbecille, vabbè, siamo a perdere, volevo dire qualcosa di peggio, cioè qualcuno gli ha dato del salvo di Berlusconi e lui lo ha denunciato, naturalmente chi gli ha dato del salvo di Berlusconi è stato assolto, perché è una legge talmente aberrante, oscena direi, perché non esistono altri termini, e giustamente la Comunità Europea l'ha messa sotto processo, cioè quella legge va cambiata, cioè non si possono fare le leggi che si vogliono. Esistono dei rapporti internazionali, delle relazioni nazionali e internazionali che vanno rispettate. Il principio di laicità dello Stato è un principio che non può essere in nessun modo modificato ed è un principio che è sancito non solo dalla Corte Costituzionale, ma è stato ribadito dal Parlamento quando il Parlamento ha approvato la Costituzione Europea. Cioè, quel voto non è semplicemente una farsa, probabilmente per qualcuno è stata anche un'occasione di propaganda, una cosa farsesca, ma non è una farsa, significa aderire a una Costituzione. Quel voto ha impegnato tutti gli italiani ad avere una certa direzione sulla quale muoversi, e la Chiesa Cattolica in questo momento sta facendo guerra alla Costituzione della Repubblica. E fa parte sempre delle guerre che la Chiesa Cattolica sta facendo in giro per il mondo. Pertanto, torno a ripetere, per me non è una legge sulla libertà religiosa, per me è semplicemente una legge che dovrebbe essere finalizzata dallo Stato per mettere dei paletti precisi, per esempio musulmani non possono fare la poligamia perché è illegale, altre cose, cioè tutti quelli che sono i comportamenti che sono, veramente dal punto di vista della legge civile è illegale battezzare bambini, è un reato esporre il crocefisso, è il reato l'apologia di strage esaltando il Dio dei cristiani, sono tanti i reati che però se fossero confinati nel loro ambito il concordato lo tollererebbe. Purtroppo i cristiani sforano dal loro ambito e cercano di imporre la loro ideologia, che è monarchia assoluta, vi ricordo, all'intera società civile, e questo è un danno e crea un sacco di contraddizioni, un sacco di problemi. Per esempio, dalla Repubblica del 12 luglio 2007, no all'anello di castità a scuola, una sedicenne lo voleva portare al dito per mostrare la sua decisione di restare vergine fino al matrimonio, un giudice inglese. Allora, lei ha tentato di fare questa operazione, che era una vera e propria operazione di propaganda, adducendo che era un simbolo religioso, e invece c'è voluta l'altra corte britannica, cioè la corte costituzionale nostra più o meno, per decidere sull'anello di castità di Lydia Plyfoot, sedicenne allieva della Millais School di Horsham nel Sussex. La ragazza voleva portare al dito anche durante la lezione l'anellino d'argento con una citazione biblica che esalta la purezza del corpo e dunque l'astinenza sessuale, prima del matrimonio. La direzione dell'istituto non era d'accordo, quel cerchietto di metallo come tutti i gioielli era un'eccezione imprevista per l'uniforme scolastica. Per Lydia questo divieto era una ingerenza illegale nel suo diritto di manifestare la fede cristiana. Ieri l'alta corte ha accolto la posizione della scuola ribadendo il divieto. Il giudice Michel Supertone è andato oltre argomentando che l'anello non è parte integrante della manifestazione di fede, cioè non è obbligatorio per i fedeli. Dunque non può essere un'eccezione alla regola, come altre già previste in dettaglio dal regolamento scolastico di Osram, i veli delle ragazze di fede islamica, i braccialetti Kara dei Sikh. La direzione della scuola si è definita deliziata per la decisione, mentre Lydia, profondamente delusa, sta valutando se fare appello. Ovviamente non ha perso lo spunto per segnalare la sua preoccupazione che lentamente nel tempo si è data la possibilità a gente come direttore di scuole, eccetera, eccetera, eccetera. In pratica c'è voluta l'alta corte di giustizia britannica per decidere sull'anellino, ma l'anellino era un atto di violenza che lei faceva a tutti, perché non è semplicemente essere se stesso, ma è chiedere al mondo di adeguarsi. Quando i cattolici espongono il crocefisso fanno violenza alla società civile, perché non è solo questione di esporre il crocefisso.
Va bene, e passiamo all'altro argomento, visto che ormai il tempo sta scorrendo. La guerra dei cattolici continua, pedofilia, risarcimento record, i preti USA pagano 660 milioni, la diocesi di Los Angeles dovrà rifondere 508 vittime pagando 660 milioni di dollari, circa un terzo o un quinto, adesso non mi ricordo, delle proprietà immobiliari della chiesa di Los Angeles. C'è un appunto, dice: la Santa Sede non contribuirà in alcun modo, le chiese americane venderanno il patrimonio. Veramente la Chiesa Cattolica, vi ricordo, il Vaticano ha contribuito a far violentare i bambini e a proteggere i preti pedofili, per cui chiaramente non è che gli vada molto di risarcire le sue vittime. Ed è un'altra guerra, ed è un altro aspetto della guerra che la Chiesa Cattolica sta conducendo contro la società civile. L'arcivescovo di Los Angeles: più controlli antiabusi sui preti, la Chiesa vi chiede perdono, ma il denaro non può bastare. Testa di minchia, tu dovevi agire prima che le persone fossero violentate. Tu e i tuoi e la tua banda di criminali dovevate agire prima. È inutile che adesso venire dire: no, il denaro non può bastare. No, devi essere svenato di denaro, perché l'unica cosa che interessa alla Chiesa Cattolica è sottrarre denaro alle persone, sottrarre denaro al Servizio Sanitario Nazionale, sottrarre denaro alle persone povere, sottrarre denaro alle persone che potrebbero arricchire la società civile, sottrarre denaro, cioè immiserire le persone e arricchire se stessa. Un altro articolo della Repubblica del 17 luglio 2007, pedofilia, stroncheremo l'orrore, dice Amato, nuove leggi e investimenti per fermare la rete dei criminali. No, la rete dei criminali si ferma soltanto fermando i preti cattolici, fermando i vescovi e incarcerando quel criminale di Ratzinger. Solo così si ferma l'abuso sui bambini, e non si ferma immediatamente, lo si fermerà dopo. Tutto il resto è minchiate, tutto il resto non serve, sono solo atti di propaganda. Se Bertone, Bagnasco, Ratzinger vanno in galera per aver stuprato bambini, beh, le cose cominciano a cambiare. E non è una mia, non è semplicemente una affermazione mia, eh? Attenzione, perché io ve lo sto dicendo per radio, ma qualcun altro lo sta dicendo da altre parti la stessa identica cosa. Vediamo un attimino. Esteri, 11 luglio, Spagna, prete condannato per pedofilia, chiesa responsabile civile, Madrid. Il Tribunale Supremo di Madrid ha condannato un prete di 74 anni, la notizia è del l'11 luglio, sì. Ha condannato un prete di 74 anni per aver abusato sessualmente di un minore. Le violenze sono accadute tra il 1999 e il 2001, sia nella casa privata del sacerdote sia all'interno della parrocchia. Proprio per mancata vigilanza, il tribunale ha dichiarato l'arcivescovo di Madrid responsabile civile sussidiario, in quanto lo stesso codice del diritto canonico esige il controllo dei parroci della propria diocesi. L'arcivescovado si è rivolto al Tribunale Supremo dopo la condanna di primo grado. Per cui la Corte Suprema, il Tribunale Supremo di Madrid ha condannato per partecipazione morale. Ed è la stessa cosa di Ratzinger. Ratzinger è il responsabile di questi stupri. È uno stupratore. Deve andare in galera. O salvaguardiamo la società civile e il suo futuro, o facciamo solo propaganda come fa il signor Amato. Ma allora è buffoneria. Ora, siccome il tempo ormai corre in maniera veloce, vi ricordo che intanto è stato condannato in Valsclave a Bergamo un prete per aver violentato una ragazzina di 11 anni nel 2002 a 4 anni di reclusione. Un altro prete è stato condannato a Roma a 6 anni e quel prete condannato a Roma aveva già abusato di bambini ed era stato spostato da un'altra parte, probabilmente volevano aiutarlo ad abusarne degli altri. E nello stesso tempo vi ricordo che è stato ieri, vediamo un attimino, che è stato, guarda caso, arrestato un altro prete
a Cosenza, che gestiva una casa di riposo per anziani e che lasciava gli anziani nella merda e si fregava i soldini. Vediamo un attimo dalla casa, dalla notizia del Gazzettino. Una sistematica spoliazione delle risorse destinate all'istituto di assistenza Papa Giovanni XXIII di proprietà della curia arcivescovile. Questo prete non solo si fregava i soldi, ma lasciava gli anziani in condizioni igieniche, in condizioni di vita che erano letteralmente aberranti. Ma fa parte naturalmente di tutto quel progetto di distruzione delle società civili messo in atto dalla Chiesa Cattolica. Cosa sono questi anziani se non delle bestie del gregge? Appartengono a Dio, il prete è rappresentante di Dio, dunque cosa vogliono queste bestie? Anche vivere bene? Questa è la logica per cui è stato arrestato il signor Alfredo Luberto, prete di 49 anni. Ma io vi faccio tanti auguri, come ho già fatto in internet, in alcuni NG dove sto dentro, a ogni cattolico, a ogni cristiano che mi sta ad ascoltare. Io vi auguro di diventare anziani, o se siete delle persone anziane, di andare a finire in uno di questi lager, perché così avrete memoria di quante volte avreste potuto fare qualcosa per la società civile, fermare qualche prete, e non lo avete fatto per tanti e tanti motivi, ma uno soprattutto, per complicità. Quello che io dico, che ho detto in questa trasmissione, vi ricordo che non sono solo idee mie, o meglio, sono idee mie, ma c'è qualcun altro che ha delle idee simili. Tale Gustavo Zagrebevski, ex presidente della Corte Costituzionale, nel suo Lo Stato e la Chiesa dice: nella discussione sull'identità dell'Occidente, alimentata dal preteso scontro globale con l'Islam e dalle strumentalizzazioni di politica interna, il cristianesimo, anzi il cattolicesimo, è venuto ad assumere un posto centrale. Nell'articolo che segue, e l'articolo naturalmente non ve lo leggo, si discute l'operazione culturale di molto dubbia legittimità consistente in una triplice riduzione dell'identità a storia, della storia europea a cristianesimo e del cristianesimo a chiesa. Il risultato di queste tre riduzioni è una concezione volgare del concetto di identità e l'attribuzione alla Chiesa Cattolica di un posto nella vita delle società europee contrastante con il loro pluralismo e minaccioso per la convivenza civile. Che la Chiesa Cattolica faccia una guerra alla società civile è una cosa che noi viviamo tutti i giorni, che le persone civili vivono tutti i giorni. Che ne abbia anche sentore l'ex presidente della Corte Costituzionale è, se non altro, sintomo di una certa attenzione per i problemi della società. Io avevo altre mille e mille altre cose da dire, ma non è più tempo, sono le 16:24 e Alvise si appresta. E allora, siccome mi ha detto Francesco di fare almeno qualche telefonata, 049-700-600 e 049-700-838. Pronto? Pronto? Ciao Claudio, sono Paolo. Ciao Paolo. Sei bravissimo. Grazie. Partendo dal presupposto che ogni esperienza è personale, no? Io sto facendo in questo periodo immersione tra, cioè, la distinzione tra la teoria e la pratica, sì. Cioè l'immersione nel consorzio umano, hai capito? Sì. Allora volevo sentire il tuo parere. Allora, il primo punto, nel rapporto con i consanguinei. Sì. Cioè, ti faccio un esempio, una sorella, no, che è sangue del tuo sangue, nervi dei tuoi nervi, e che tenta in tutte le maniere di convertirti al cristianesimo, mandati in via la famiglia cristiana, ti perseguita, ti sta dietro col fiato sul collo. È giusto, come dici tu, a mandarla in quel posto, sai? Ecco, qui sono veramente
in difficoltà. Il secondo punto, il rapporto con i colleghi di lavoro, perché adesso sto vivendo la pratica veramente, non la teoria, capito? Sì. La pratica. Allora, secondo te è giusto rivelarsi, cioè nel rapporto di lavoro tra i colleghi? Io lavoro di notte adesso, sì. Faccio un lavoro di notte. E delle volte ho la tentazione di rivelarmi, no? Sì. Come quando facevo da suono pagano pure de... secondo te è producente, è controproducente, cioè vorrei sentire veramente il tuo parere. Te lo do prima di chiudere, battaglia. D'accordo, te lo do il mio parere prima di chiudere. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Allora, a prima domanda con la sorella o con i parenti molto prossimi, io non ti posso dire, non posso intervenire sui tuoi rapporti affettivi, non prendo più telefonate sui tuoi rapporti affettivi, perché ogni persona se li gestisce a sé per sé. Però quando a me è accaduto la stessa cosa, una cosa simile, ho dato un taglio, credo che siano 12 anni che non la vedo più, insomma, fra le altre cose anche una sorella. Per cui io l'ho fatto, però ogni persona deve gestirla per proprio conto, perché magari è anche una brava persona sotto altri aspetti, per cui non so, può essere anche un gioco se lei è abbastanza aperta. Però, torno a ripetere, è una cosa che le persone devono valutare di se stesse. Non esiste una verità, un comportamento giusto o non giusto. A volte mettere in discussione i rapporti personali, però non è neanche giusto non rivelarsi. Ecco, cioè, quando si ha voglia di spaccare il mondo, di dire tutto quello che vorremmo dire e ci viene impedito, effettivamente è un po' un peso. Io sul posto di lavoro non ho problemi, io vado con la mia stella a 5 punte al lavoro, per cui tutti sanno chi sono, cosa faccio, tutti sanno che sono in trasmissione, qualcuno anche mi ascolta e non ho mai avuto problemi di dire cos'è. Chiaramente sul lavoro cerco di essere il più corretto possibile, cioè di farlo al meglio possibile e non antepongo il mio essere pagano ai miei doveri di lavoro. Questo è... Però torno a ripetere, io la mia esperienza è che torno a ripetere, tutti sanno cosa faccio, sanno che faccio le trasmissioni, sanno che ho un'infinita documenti in internet, però non mi ha mai creato dei problemi sul lavoro. Ha creato delle forti discussioni, questo sì, anche abbastanza importanti, però si tratta anche di costruire un po' alla volta quella dialettica oratoria che ci permette anche di esporre noi stessi e anche di capire le debolezze dell'altro. Spesso bisogna anche riuscire a capire perché i cristiani sono così deboli. In fondo hanno un'immagine del loro Gesù, ma non hanno la lettera, cioè non leggono i loro Vangeli. E hanno il desiderio, la dipendenza psichica, ma non hanno la conoscenza e la cultura. Cioè è una questione di gestione delle persone. Ciao, saluto tutti con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e nell'attesa di Alvise vi mando su, per qualcuno che è un po' nostalgico, qualcosa, finché Alvise non arriva, così cambierà immediatamente la musica. Ciao a tutti, ciao. E alle 19 ricordo che farò i sacrifici umani. Ciao.